provoca un incidente e cerca di fuggire a piedi, ma viene fermato dai passanti. È successo nella tarda serata di ieri, intorno alle 23:30, in viale Innocenzo XI a Como. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo ubriaco alla guida di un'auto sarebbe passato con il semaforo rosso all'incrocio con via Borsieri, scontrandosi con un altro veicolo che a causa dell'impatto è sbalzato fuori strada finendo contro un muro. La conducente, una 37enne, è rimasta ferita. Nell'incidente è stato coinvolto anche un terzo veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio, che hanno operato per liberare la donna incastrata nell'auto. Nel frattempo l'uomo, subito dopo aver causato l'incidente, ha cercato di fuggire a piedi, ma è stato fermato dai passanti che avevano assistito a quanto accaduto. Il conducente, in evidente stato di alterazione da alcol, è stato bloccato dagli agenti della polizia locale intervenuti sul posto per i rilievi del caso. La 37enne è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 e trasportata all'ospedale Sant'Anna da un'ambulanza della Croce Rossa in codice giallo. Non avrebbe quindi riportato gravi ferite.